diciamo, degli uomini in qualche modo vengono alla fine di un certo processo e pensi di essere gli autori di questo processo. Poi c'è un quarto, questo capitolo, che invece riguardano proprio questa la parte positiva, se si vuole, la parte in cui si cerca di ridefinire la creatività, per capire come questa creatività sia connessa con questo senso, diciamo, del terreno della storia, che naturalmente dobbiamo riconoscere, dobbiamo averne coscienza, ma nello stesso tempo sappiamo che questo terreno della storia ci lascia liberi di andare in tutte le direzioni che vogliamo e quindi anche responsabili di quello che facciamo. E questo è un elemento molto importante, una risposta, diciamo, che riguarda la nostra, il nostro futuro. E infine un ultimo capitolo, il quale riguarda l'edificazione creativa, diciamo, a tutte le scale, a quella che io chiamo la scala antropogeografica. Noi sappiamo bene che il mondo attuale è un mondo in cui la natura naturale non esiste. La natura naturale è quella che noi abbiamo voluto lasciare come natura naturale, ma che in realtà è stata costruita attraverso non solo la volontà diciamo, dei poteri che si sono succeduti, ma attraverso anche la volontà di conservare alcune cose, modificare alcune altre, ma l'insieme di questo sistema è quello che i tedeschi chiamavano un secolo fa, anzi un secolo fa, antropogeografia. Non c'è distinzione in realtà tra costruito e paesaggio, e anche il paesaggio è importante che venga conservato, ma soprattutto è importante che siamo capaci di costruire modelli di paesaggio che in qualche modo abbiano la qualità di quei paesaggi che vogliamo conservare e che dobbiamo conservare perché sono estremamente importanti. Ma oltre a questo io credo che ci sia un altro elemento molto importante, che io credo che la nozione di paesaggio debba in qualche modo essere presente anche quando si costruiscono degli elementi edilizi di dettaglio, cioè cercare di vincere quello che è stato uno degli elementi importanti, ma oggi passivi, diciamo, dell'idea di modernità, questa idea dell'isolamento dell'edificio e non della continuità, in modo tale che siano elementi che formano un sistema, è un sistema riconoscibile nel suo insieme e quindi una regola di fronte alla quale appunto quel discorso dell'eccezione di cui io parlavo prende anche un valore del tutto particolare. Beh, anch'io adesso ho parlato di troppo, ma sono un po' queste le idee che io volevo comunicare in questo momento, cercando naturalmente di mettermi a riparo dalla ripetizione eventuale nei confronti di quello che oggi pomeriggio io dirò. Grazie.